Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 10, episodio 114. Flat screen G4 ILM predetti da Galaxy Science Fiction nel 1954. Il link della bloggata proveniente dal mio blog Paleocontatto Alieno lo trovate linkato in descrizione. Io in questa breve podcast vi andrò a ragionare di cosa vado a discutere. Dunque, non può sfuggire ad un osservatore attento del XXI secolo che in Galaxy Science Fiction, nel giugno del 1954, a corredo del racconto Forget Me Nearly di F.L. Wallace, fu aggiunto un disegno a cui furono previsti monitor flat oltre ad un microfono. Dunque, tecnologicamente l'oggetto flat evidenziato in verde che potete vedere a video è indiscutibilmente un monitor flat. Piccolo particolare storico, i primi flat screen compariranno solo nel 1998 con l'Apple Studio Display. Per quanto tutto il disegno del 1954 pare evocare il futuro design immaginifico dell'Apple iMac Luxo del 2004. Il secondo oggetto sulla destra, evidenziato in verde, è probabilmente un microfono, ed i microfoni erano largamente diffusi nel 1950 anche per l'uso delle telecomunicazioni radio. Il monitor flat, oppure il design molto simile ad un G4 iLamp, invece è totalmente fuori contesto storico, dato che nel 1954 dominavano i monitor a tubo catodico CRT e incominciavano a diffondersi la televisione nelle casse. Se siete interessati a questa bloggata, andate a cliccate, praticamente il link lo trovate in descrizione. Per questa brevissima puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.